60 medaglie internazionali. Se la carriera di Massimiliano Rosolino si potesse ridurre a una questione di numeri, parlerebbe da sola. Ma il percorso sportivo di questo iconico nuotatore azzurro svela molto di più. Perché a cavallo del 2000 il nuoto dopo anni da Cenerentola è diventato uno degli sport più seguiti dal pubblico italiano, proprio grazie ai suoi successi. Dal Tris Aureo di Helsinki ai Giochi di Sydney, dove ha conquistato l'oro dei 200 misti e l'argento in una gara all'ultimo respiro contro l'eccezionale Ian Thorpe, fino al titolo ereditato di Fukuoka. Si chiama Grande Slam, quello che Rosolino ha agguantato consacrandosi contemporaneamente campione olimpico, europeo e mondiale. Una passione per la disciplina acquatica la sua che non conosce limiti, espressione di quello spirito olimpico di cui si è sempre fatto promotore. Ecco perché anche dopo aver smesso con le competizioni ufficiali, nel suo ritiro dalle vasche non è mai davvero avvenuto. E il nuoto che conta lo sa bene, a un campione come Rosolino è impossibile rinunciare.